Buongiorno a tutti e benvenuti. Nell'anno delle celebrazioni del 500° anniversario della morte di Raffaello Sanzio, gli istituti italiani di cultura della rete tedesca si sono uniti insieme alla società italo-tedesca di Düsseldorf per realizzare questo evento online dedicato al grande maestro del Rinascimento italiano che l'Italia ha donato al mondo. Mi porto quindi i saluti dei miei colleghi, della direttrice dell'Istituto Italiano di Cultura di Berlino, la professoressa Maria Carolina Foi, della dottoressa Nicoletta Di Blasi dell'Istituto di Amburgo, del dottor Francesco Ziosi dell'Istituto di Monaco, del console generale d'Italia a Stoccarda Massimiliano Laggi e del dottor Robert Himmrich, che è il presidente della società italo-tedesca di Düsseldorf, che realizza spesso eventi con il nostro istituto di Colonia. Siamo oggi in compagnia del dottor Francesco Di Ciaula e prima di dargli la parola vorrei presentarvelo. Il dottor Francesco Di Ciaula è uno storico dell'arte, curatore museale, laureato in lettere moderne presso l'Università di Siena con indirizzo storico-artistico e ha frequentato poi la scuola di specializzazione della stessa università in storia dell'arte. Nello stesso periodo ha ottenuto una borsa di studio presso la prestigiosa istituzione, Fondazione di Studi di Storia dell'Arte, Roberto Longhi di Firenze. Quindi, diciamo che si è formato in due città, chiave per la storia dell'arte italiana, tra Siena e Firenze, in una delle regioni, più importanti dal punto di vista, storico, artistico e culturale. Il dottor Di Ciaula ha realizzato molte collaborazioni nel mondo dei beni culturali, effettuando una corposa catalogazione di oggetti d'arte e architettura per la soprintendenza dei beni artistici e architettonici della Puglia, regione dalla quale lui proviene. Ha realizzato progetti editoriali, pubblicazioni scientifiche, si occupa della curatela del mondo delle mostre e lavora come project manager nel settore museale. E il suo profilo poi si arricchisce con docenze di museografia e beni culturali in ambito accademico e attività di conferenziere a livello internazionale. Ed è poi in questa veste che noi lo abbiamo conosciuto. Dal giugno 2020 vive e lavora a Bonn. Attualmente tiene un corso di storia dell'arte dal Medioevo al Rinascimento online presso il nostro istituto con grande successo. Quindi io ora sono molto lieta di dargli la parola, ci accompagnerà in questo viaggio affascinante nella bellezza dell'arte italiana, nella bellezza dell'opera di Raffaello. Al suo intervento ha dato il titolo Tra amor sacro e amor profano, la nascita del bello nel Cinquecento. Quindi io lo ringrazio e gli do la parola. Prego. Grazie molte, dottoressa Mazza, grazie dell'invito a creare questo piccolo intervento dedicato a Raffaello. Parlare di Raffaello è per ogni studioso, ogni storico dell'arte un grande onore, perché è uno dei più grandi artisti del Rinascimento italiano che ha segnato e segnerà una serie di correnti artistiche importanti nel mondo dell'arte italiana ed europea. E diventerà quasi un punto di riferimento addirittura per tutte le accademie del disegno e delle arti nel mondo. Quindi parliamo di un artista di statura eccezionale, considerato uno dei padri della pittura moderna. Parlare di Raffaello è un'impresa sicuramente importante che pone varie questioni, sia a livello formale sia a livello stilistico, di cui si sono occupate nel tempo una miriade di studiosi autorevoli. Oggi io volevo puntualizzare un po' il discorso di Raffaello, del rapporto di Raffaello con l'idea della bellezza, perché lui crea all'inizio del Cinquecento, sulla scorta dello studio dei maestri del Quattrocento, soprattutto di ambito toscano e fiorentino, crea questo nuovo canone di bellezza artistica, di bellezza della natura, di bellezza del corpo umano, di eccezionale qualità e di eccezionale importanza per la storia della cultura. Lui, Raffaello, si forma nella bottega del Perugino,
quindi l'ambito umbro, e dal Perugino come dire, recepisce subito quella purezza formale tipica del Quattrocento italiano e soprattutto del secondo Quattrocento toscano. Però lì ci sono già delle grandi, come dire, delle grandi innovazioni che Raffaello fa, perché la pittura di Perugino è una pittura, possiamo dire, contemplativa, una pittura altamente spirituale, che riflette il, come dire, i canoni dell'umanesimo cristiano del Quattrocento, quindi di un umanesimo che si rifà alla riscoperta della cultura classica, e che però è, viene integrato da questa devozione assoluta verso la religione cristiana, e ne fa una sintesi che poi è visibile nei grandi capolavori dell'arte del XV secolo. E Raffaello parte quindi da questa formazione, però è attirato dalla vicenda dei grandi padri del Rinascimento del Cinquecento, che sono Michelangelo e Leonardo. Raffaello arriva a Firenze quindi nel 1504, attratto dai cartoni preparatori delle due grandi opere mai realizzate di Leonardo e Michelangelo, la Battaglia di Anghiari e la Battaglia di Cascina per i saloni di Palazzo Vecchio, e lì inizia, diciamo, la sua formazione fiorentina, ovvero il suo percorso che parte proprio dalla grande arte toscana della fine del Quattrocento. Ora iniziamo a scorrere quindi le immagini. Ecco, partiamo da questa bellissima Madonna del Belvedere, datata nel 1506, dove inizia un po' a delinearsi lo stile raffaellesco che segnerà poi tutta la sua pittura posteriore. E, qui abbiamo sicuramente l'influsso perugginesco nell'impostazione formale del paesaggio, della purezza che si legge nelle figure descritte. Il gruppo è la Madonna col San Giovannino e Gesù Bambino, e siamo quindi all'inizio di questa grande storia della pittura di Raffaello, che inizia proprio a Firenze nella sua forma più completa e matura. E qui possiamo già vedere delle differenze rispetto al suo maestro, perché come vediamo in questa Madonna, per esempio, del Perugino del 1498, della National Gallery di Washington, qui emerge proprio quello che abbiamo detto all'inizio di un artista perugino che produce una pittura essenzialmente contemplativa, venata di malinconia, venata di grandissima meditazione spirituale, che in qualche modo anche Raffaello all'inizio della sua formazione, quindi nel suo periodo umbro, recepisce in maniera molto fedele. Infatti questa che è un'opera, la cosiddetta Madonna Solli della Gemälde Galerie di Dresda dell'inizio del Cinquecento, mostra proprio questa riproduzione letterale dei caratteri peruginescheschi legati a questa idea, a questo ideale molto puro, molto contemplativo dell'arte del maestro umbro. Però cosa succede? Che in realtà Raffaello, a partire proprio dai primi anni di Fiorentini, inizia a studiare molto Leonardo, tant'è che forse più di Michelangelo Raffaello segue l'estetica leonardesca, che è una pittura celebre anch'essa per la sua delicatezza, per il suo senso di sospensione emotiva, per il senso dello spazio poetico sempre alle spalle delle figure e dei personaggi. E lui cosa fa Raffaello? Inizia un po' a copiare questo senso anche della struttura del dipinto, perché crea proprio questo senso piramidale delle opere di Leonardo, che è chiaramente un'anticipazione poi di quello stile che diventerà anche monumentale nelle opere romane. Ecco, qui vediamo che Leonardo crea un po', porta nella pittura italiana quel senso di intimità, di dolcezza, di tenerezza, che in realtà non è stato mai così sviluppato in maniera completa come fa il maestro Di Vinci.
grande attenzione a quella descrizione dei moti dell'animo, dei sentimenti, che escono un po' fuori da quel, come dire, da quell'aspetto teologico, intellettuale, anche se vogliamo, dell'arte quattrocentesca. Infatti, ecco, qui vediamo il dettaglio a destra dell'altra Madonna del periodo fiorentino, quindi della Madonna, la Madonna del Cardellino, che confrontata con la testa della Vergine di Leonardo mostra proprio questa diretta influenza nella, in questa bellissima descrizione assolutamente poetica, molto sentimentale, se possiamo dire, della Vergine, dello sguardo della Vergine rispetto ai due bambini sottostanti. Quindi qui è chiaro che Raffaello incomincia a recepire immediatamente le novità più importanti dell'arte di Leonardo, ed è proprio questo soffuso sentimentalismo che ha però già una grande differenza, mostra una grande differenza, se vogliamo, proprio nell'idea anche di femminilità, perché la Madonna di Leonardo chiaramente assume questo vago e misterioso aspetto meditativo, mentre la Madonna di Raffaello comunica già una familiarità, una spontaneità, un senso umano più realistico rispetto a quella di Leonardo. Ecco, questa è la Madonna del Cardellino, appunto, datata 1506, dove ancora una volta si riprende lo schema piramidale leonardesco, però qui c'è un elemento che inizia a essere ancora più marcato rispetto alla Madonna del Belvedere, perché qui c'è un dettaglio importantissimo, che è il dialogo bellissimo, scusate, bellissimo tra i due bambini, tra San Giovannino e Gesù Bambino, che accarezzano questo piccolo uccellino, appunto il Cardellino, ed è come dire, un dettaglio davvero importante, perché è un po' il riportare l'attenzione nel soggetto sacro su una come dire, un dettaglio intimo, un dettaglio davvero profondamente umano. Quindi non è più importante soltanto la rappresentazione sacra, per quanto raffinata, per quanto elegante, per quanto assolutamente perfetta a livello artistico, ma è il senso dell'umanità, il senso della vitalità, il senso della spontaneità, che è un concetto moderno, un concetto, se vogliamo, anche rivoluzionario per quello che riguarda l'arte, perché l'arte del Quattrocento è un'arte assolutamente, soprattutto l'arte del secondo Quattrocento, è un'arte appunto che è sicuramente di grandissima, come dire, perfezione stilistica, di grandissimo valore spirituale, perché era assolutamente legata all'idea contemplativa della religione, e mentre qui abbiamo questo inizio della pittura naturale, della pittura spontanea, della pittura intima, che riproduce i sentimenti, come dire, anche più elementari, in questo caso di due bambini, che sembrano due bambini ripresi semplicemente a giocare, che non fanno parte di un discorso teologico. E questo rapporto tra il San Giovannino e il Gesù Bambino era chiaramente stato affrontato nella pittura, appunto, del Quattrocento, queste Botticelli, della Madonna, appunto, San Giovannino, Gesù Bambino, conservata a Palazzo Pitti. Ecco, vediamo qui che sicuramente c'è questo senso anche qui di, come dire, di affettuosità, però è assolutamente spiritualizzato. Lo sguardo del Gesù Bambino rimarca un po' quello della Madonna, quindi queste palpebre chiuse, questo viso molto, molto, come dire, assorto e meditativo. Quindi è ancora una pittura che non parla dei sentimenti più spontanei, è ancora una pittura che ha comunque quell'attenzione all'aspetto estetico, all'aspetto spirituale dell'opera religiosa. Quindi c'è ancora il contenuto teologico. Tra l'altro, il San Giovannino, l'incontro tra San Giovannino e Gesù Bambino rappresenta a livello, diciamo, simbolico il passaggio dal Vecchio al Nuovo Testamento. Quindi sono tutti riferimenti che l'osservatore di quell'epoca, quindi della fine del Quattrocento, poteva riconoscere. Qui anche abbiamo il Filippino Lippi,
la Sacra Famiglia, San Giovanni Battista, Santa Margherita, sempre degli anni 90 e 400, dove di nuovo c'è questo dialogo tra San Giovannino e il Gesù Bambino, però di nuovo vediamo che l'attenzione rimane su questa grande, come dire, questa grande scena sacra, dove di nuovo i bambini non sono i protagonisti assoluti, non sono colti nell'aspetto più assolutamente spontaneo di Raffaello, ma sono ancora legati a questa sospensione, diciamo, spirituale, ecco. E invece, ecco, qui siamo nell'altra Madonna del periodo ancora fiorentino di Raffaello, la bella giardiniera del Louvre. Ecco, qui guardate come il Gesù Bambino inizia anche ad assumere delle pose molto libere nello spazio, una gestualità davvero immediata che rispetto a quello che abbiamo visto prima negli artisti fiorentini della fine del 400 assume una grandissima innovazione, perché il corpo sembra davvero libero e sciolto di muoversi, non ci sono vincoli rispetto alle figure alle figure sacre principali, e quindi inizia questo dialogo di sguardi. Se potete vedere come la Vergine dialoga con il figlio in maniera assolutamente spontanea e silenziosa, però vitale, viva. E qui c'è sicuramente un altro riferimento alle fonti dello stile di Raffaello, che è l'arte classica, perché è vero che Raffaello a Firenze si impossessa di tutte le influenze che potevano esistere nel repertorio rinascimentale del 400 e dei grandi maestri più vecchi di lui, che erano Leonardo e Michelangelo, però l'attenzione, diciamo, l'innovazione che Raffaello porta nella sua arte, quella di una interpretazione dell'arte classica assolutamente nuova, perché per esempio se Michelangelo aveva fatto del culto dell'arte classica un medium per esprimere il suo senso tragico dell'esistenza, Raffaello invece nell'arte classica ritrova proprio quella giocosità, quell'aspetto ludico della natura che era proprio parte della cultura romana. Cultura romana che lui, chiaramente, come tutti gli artisti dell'epoca, vedeva nelle sculture che ancora erano visibili, presenti nei luoghi dell'antica Roma e dell'Italia romana, però anche della pittura, diciamo, della stessa pittura parietale, che anche qui in questo tondo di Filippino Lippi con il San Giovanni Battista e la Santa Margherita, qui vediamo di nuovo questo tentativo di creare questo senso di tenerezza tra le due figure infantili, che però è ancora a uno stadio contemplativo, ancora con un rimando alla parte, diciamo, più interpretativa teologica della rappresentazione, ovvero non solo il fulcro della scena, come invece Raffaello crea, no? E quindi se noi passiamo all'altra Madonna del periodo fiorentino, che è la Madonna, la bella giardiniera, conservata al Museo del Louvre, vediamo che questa costruzione del tema della Madonna con San Giovannino e il Gesù Bambino inizia a essere veramente il fondamento della pittura di Raffaello. E questo senso di spontaneità, di profonda umanità di queste figure infantili sono uno degli aspetti più caratteristici di Raffaello, e che lui in qualche modo recupera dall'osservazione e dallo studio dell'arte classica, perché è vero che lui aveva questo a Firenze, come dire, riprende tutte le correnti più importanti, tutti gli stili più importanti dell'esperienza del Rinascimento fiorentino del 400, però lui continua ad avere questo rapporto diretto col mondo classico, di cui poi ne farà davvero un tema di studio eccezionale. E in questo caso noi vediamo come ora ho posto questa immagine di questo putto col grappolo d'uva, che è appunto arte romana del periodo imperiale. Vediamo come questa libertà, questo senso di spontaneità e anche questa descrizione del corpo di questi bambini, perché ora inizia a diventare anche importante nella pittura di Raffaello questa attenzione alla fanciullezza, questa attenzione alla
alla descrizione del corpo infantile, del corpo anche poi vedremo adolescenziale. Quindi questo sviluppo dell'arte legata alla rappresentazione spontanea dei sentimenti, la rappresentazione spontanea del rapporto che lega queste figure di ambito sacro diventerà proprio il suo marchio di fabbrica. Lui creerà tantissimi soggetti di Madonna con Gesù Bambino e San Giovannino. Ancora qui siamo nella Madonna Aldo Brandini della National Gallery di Londra, dove ancora guardate come è bellissimo questo scambio del fiore tra Gesù Bambino e San Giovannino. Quindi qui siamo, come dire, oltre il significato puramente sacro, puramente teologico, qui siamo in un ambito di rappresentazione realistica profondamente umana, e nessun artista era riuscito a comunicare questa umanità, questa spontaneità. Ecco, per esempio, anche Michelangelo si confronta con questo tema. Questo è il Tondo Taddei, sempre dei primi anni del Cinquecento, della Royal Academy di Londra. E qui, diciamo, vediamo di nuovo questo senso plastico, anche qui questa bellissima descrizione di questi corpi infantili. Però, come potete vedere, il Gesù Bambino, rispetto alla figura del San Giovannino, quasi sembra quasi scappare, allontanarsi. Quindi qui c'è un'atmosfera molto più tesa, molto più nervosa, inquieta, se vogliamo, che è tipicamente michelangiolesca, dove invece Raffaello, come, ecco, questa è la toletta di Venere del British Museum, degli anni poi romani, invece mostra un interesse totalmente diverso rispetto al mondo classico, perché lui si interessa molto al tema amoroso, al tema di Venere, di Eros, di Venere e degli Eroti, che sono il corteo, diciamo, che accompagna Venere. E quindi c'è uno studio veramente dettagliato, quindi della scultura, di alcuni brani di pittura romana, che fanno poi danno vita a questi bellissimi bozzetti, di questi disegni di eccezionale livello qualitativo, che mostra questo attaccamento a questo mondo classico, che però è un mondo classico gioioso, un mondo classico legato al tema dell'amore, al tema della gioia della vita, no? Quindi Raffaello è il pittore che rappresenta la gioia di vivere, mentre Michelangelo diventerà famoso per il senso tragico, per il senso, come dire, profondamente inquieto del vivere. Raffaello, in questa ripresa dell'arte romana, nel suo aspetto più leggero, più profano, più ludico, creerà come dire, un modo di creare, di dipingere assolutamente innovativo. Tra l'altro, tutta la bottega di Raffaello, romana, darà vita a questa decorazione che riprende appunto le grottesche della Domus Aurea, che verranno poi dipinte su diversi palazzi della Roma del Vaticano. Qui, per esempio, questo è l'oggetto del Cardinal Bibbiena dei Palazzi Apostolici, che rappresenta di nuovo questa idea della decorazione romana, anche nei suoi aspetti più naturalistici. Guardiamo gli animali, di nuovo questi due amorini alati che saranno un po' il feticcio di Raffaello. Ecco, è proprio questa figura dell'Eros, del piccolo amorino, del Cupido. Raffaello ne farà veramente un'estetica, perché ne riprende proprio questo senso che, da un lato, dinamico, giocoso, però dall'altro anche, come dire, allusivo della gioia di vivere, appunto, della vitalità, della freschezza della pittura. Perché la pittura di Raffaello è una pittura che non ha mai un immobilismo, no? Che sia nelle espressioni, che sia nella gestualità, c'è sempre questo sottile filo di vitalità, che poi per i romani era la vitalità della natura, no? Era l'idea della natura come espressione della vita, della giocosità anche della vita, anche di quel senso della fertilità. In fondo, Venere e amore sono, appunto, come Venere, amore come figlio di Venere nel mondo romano. È proprio questo senso della natura fertile, della natura che si riproduce in qualche modo. E sarà molto colpito Raffaello da questo aspetto. Nella pittura, naturalmente, del primo Rinascimento, del Quattrocento, il tema del Cupido era assai diffuso nella pittura profana. Qui vediamo, per esempio, il Cupido bendato della Primavera di Botticelli.
a destra vediamo ancora Filippino Lippi nell'Allegoria della Musica, però ecco, questo tema del putto, dell'amorino, rimane relegato nell'ambito profano, quindi nella pittura di stampo mitologico o di stampo allegorico, perché poi appunto all'interno dell'umanesimo cristiano in qualche modo la cultura classica viene poi, come dire, resa allegorica per tutti i riferimenti diciamo legati al mito e alla connessione con la prefigurazione di Cristo, della religione cristiana. Ecco, questo senso del dinamismo di cui parlavo è chiaro in queste due altre bellissime Madonne di Raffaello. Questa è la Madonna Colonna a sinistra e la Madonna Bridgewater. Qui siamo già all'inizio della fase romana, dove il Gesù bambino, in questo caso senza il San Giovannino, esprime proprio questo senso assolutamente vitale, questa giocosità, questo senso ludico, che ricorda davvero i disegni di Raffaello quando lui costruisce la Venere, il corteo di Venere con i suoi putti, i suoi amorini. Quindi c'è questo senso anche nuovo della femminilità, della figura della Vergine, che diventa una figura assolutamente umana, vicina a questa nuova idea della fanciullezza, che diventa un po' il simbolo della vita, il simbolo dell'innocenza, dell'innocenza dell'amore originario, e quindi assume veramente dei valori estremamente innovativi. Ecco qui, infatti, vediamo ancora questi soggetti degli amorini, che rappresentano questa frenetica attività della natura, della vita, che poi diventa anche qui, che nella Sacra Famiglia Canigiani, di nuovo sotto questo schema ancora piramidale leonardesco, che ancora vediamo il tema centrale, quindi il fuoco, il fulcro del dipinto, è ancora questo rapporto tra questi due fanciulli, che ricorda di nuovo questa grandissima spontaneità dell'elemento del cupido classico, dell'erote classico. Ecco, qui ho messo a paragone queste due immagini che sembrano veramente molto simili nell'impostazione formale e anche nell'atmosfera, se vogliamo. Questa è appunto la sinistra, abbiamo il disegno di Raffaello di Venere, Vulcano e Amorini, e a destra è la Madonna del Divino Amore del Museo di Capodimonte di Napoli. Guardate come le assonanze sono molte. Questa figura femminile seduta, che ha il suo aspetto anche, come dire, monumentale, inizia a esserci anche l'influenza di Michelangelo nella costruzione di questi fili, di questi corpi molto voluminosi. E guardate di nuovo come questo pullulare della vita creato dagli amorini del disegno rappresentante Venere e Vulcano richiama proprio quella bellissima vitalità sottile e profondamente poetica di nuovo del San Giovannino e del Gesù Bambino. Tra l'altro, il San Giovannino sarà un soggetto che poi Raffaello inizierà a studiare sempre più a livello proprio della descrizione fisica, perché per esempio qui è un fanciullo rappresentato più grande rispetto a Gesù Bambino, e ricorda proprio quella figura di amore, di amorino accanto alla Venere. E poi ecco un altro aspetto che si deve sottolineare è questo riprendere anche delle statue precise nella pittura. Questa è la Madonna del Diadema Blu, è un dipinto datato 1510-1511, sempre del Museo del Louvre di Parigi, e qui vediamo che il tema della Madonna che scopre, che apre il velo, che solleva il velo sotto il quale riposa Gesù Bambino, non è altro che una ripresa di un altro motivo classico legato agli eroti, che è il Cupido addormentato, che sarà poi tra l'altro un soggetto, famoso soggetto che scolpirà Michelangelo. Ecco, qui di nuovo, qui siamo nella Madonna dell'Impannata, in un periodo già più in là, più tardo, dell'opera romana di Raffaello. Guardate come il bambino ancora assume queste posizioni assolutamente libere, spontanee, vitali, gioiose, ludiche,
E il San Giovannino in primo piano, guardate anche la scelta bellissima di questa gamba in primo piano che descrive questo bellissimo corpo fanciullesco, che riprende questa idea anche molto levigata, elegante della scultura di nuovo romana. Qui di nuovo un tema dell'Eros, del Cupido che incorda l'arco. Quindi, come dire, il rapporto con questa estetica classica nella sua immediatezza, nella sua bellezza come dire, emblematica, no? del corpo umano, che non è descritto appunto con il titanismo, con il senso dell'eroico di Michelangelo, ma è allusivo semplicemente della bellezza dell'uomo, della bellezza del corpo umano, della bellezza della natura. Questo, ecco, di nuovo questo tema del San Giovannino, che diventa un tema autonomo. Qui siamo nel 1519, di San Giovanni nel deserto, questa bellissima figura di giovane adulto, nuda, che richiama quegli studi che Raffaello continuava a fare sulla scultura e sull'arte romana, e in questo caso è l'Apollo a destra. E quindi adesso che succede? Che Raffaello in qualche modo fa un'altra grossa innovazione, perché poi pone queste figure di cupidi, gli amorini, vengono inseriti direttamente nella scena sacra. Quindi mentre prima c'erano le figure, in qualche modo le figure del San Giovannino, le figure del bambino, il bambino Gesù, erano, come dire, in qualche modo riprese nella loro freschezza, nella loro spontaneità dagli amorini classici, Raffaello pone dentro la scena di queste sacre rappresentazioni il motivo puro e vero del Cupido. Qui siamo nella Madonna del Baldacchino della Galleria Palatina di Firenze. Guardate come di nuovo il fulcro in qualche modo del dipinto sembrano essere queste bellissime figure di amorini. Di nuovo il bambino in braccio alla Madonna e assume questa bellissima spontaneità, questa libertà assoluta di muoversi, di interagire con le figure. Ecco, questa è la Madonna di Foligno, datata 1501-1512 della Pinacoteca Vaticana, e qui di nuovo in questa pala dove emerge la figura, si staglia la figura della Madonna col bambino nel cielo, di nuovo vediamo che alla base del dipinto c'è di nuovo un cupido. Quindi in qualche modo assistiamo quasi a una metamorfosi che Raffaello opera in questi anni, legata alla rappresentazione dell'angelo cherubino, no? Sappiamo che i cherubini, che sono una schiera angelica, hanno un volto e ali, quindi non sono rappresentati in genere come angeli veri e propri, ma sono delle piccole teste infantili, come dire, circondate da queste ali angeliche. Qui siamo nella Pala degli Oddi. Ecco, prima abbiamo visto un'opera del Perugino dove si evidenzia questo tema del cherubino. Ancora Raffaello, nella Pala degli Oddi, all'inizio del Cinquecento, riprende questa idea del cherubino, quindi limitata alle testine infantili circondate dalle ali. Però se vedete già in basso, sotto le figure del Cristo e della Vergine, spuntano queste piccole figure che non sono altro che una citazione, diciamo, dell'Amorino classico, che inizia a diventare una cifra, quasi una firma di Raffaello delle opere. Tant'è che questa, che è la Madonna Sistina, datata 1513-1114 della Gemälde-Galleria di Dresda, guardate, questo è proprio uno dei motivi pittorici di Raffaello più famosi, tant'è che verrà replicato in tutte le forme, in tutti i modi, come la Gioconda, per esempio, ed è proprio il simbolo di questo passaggio dalla figura angelica quattrocentesca al cherubino cupido raffaellesco, che esprime tra l'altro non solo un legame col mondo classico, ma esprime una grandissima innovazione a livello dell'espressività. Perché Raffaello va oltre alla fine il modello puramente classico e crea delle figure di una poesia, di un'immediatezza, di una spontaneità profondissima che diventeranno iconiche, se vogliamo. E questa connessione tra il mondo classico
che qui viene proprio citato dalla figura dell'Amorino, il mondo cristiano, e inizia a diventare appunto parte essenziale poi della pittura anche romana di Raffaello. Qui siamo nella chiesa di Santa Maria della Pace, nella cappella di Agostino Chigi, nella la fresco Sibille Angeli. Guardate, di nuovo l'angelo ormai è diventato nient'altro che il Cupido romano, no? L'Amorino romano. Anche qui guardate questo bellissimo Amorino che è, si pone dietro le Sibille e che sempre con questi sguardi molto delicati inizia a sondare le altre figure. Quindi c'è sempre questo tema della delicatezza, della misura, dell'equilibrio, dove poi questo mondo del classicismo inizia ad amalgamarsi con tutto il tema prettamente cristiano. Ecco, per esempio, questa visione di Ezechiele del 1518, guardate come il corpo del bellissimo nella sua straordinaria descrizione morbida anatomica viene sorretto di nuovo da due Amorini, quindi che diventano proprio la figura angelica per eccellenza. Ecco, la conquista, diciamo, definitiva a livello dell'espressività, del comunicare, il senso emotivo di queste figure sacre, è sicuramente in alcuni dipinti come questo che abbiamo già citato, cioè quindi la Madonna Sistina, dove guardate come il bambino, sempre in una posa assolutamente libera, spontanea, con questa descrizione sempre molto levigata, soffusa del corpo, è accanto alla Madonna che lo sorregge. Però guardate le espressioni come sono davvero umane, sono profondamente umane. Non c'è più quel rigore e l'aspetto meditativo, contemplativo, quattrocentesco. Qui passiamo davvero a una grande capacità di comunicare quelle emozioni che noi adesso moderni diamo per scontato, però Raffaello, come dire, in qualche modo esce dalla tradizione quattrocentesca e impone questo modello assolutamente di grandissima bellezza nella descrizione dei sentimenti. Ancora qui, ancora forse anche di più, nella Madonna della Seggiola, della Galleria Palatina di Firenze, possiamo vedere di nuovo questo bellissimo rapporto assolutamente, profondamente intimo, profondamente delicato e poetico di queste due figure che guardano verso lo spettatore e comunicano questo senso di tenerezza, di dolcezza. Quindi Raffaello pone all'attenzione di colui che guarda l'aspetto più fragile, anche più intimo. Quindi non c'è più questa solo descrizione dell'episodio sacro nella sua grandezza, nel suo significato teologico, ma è proprio questo senso dell'umanità, questo senso della riscoperta di valori profondamente umani, profondamente intimi e profondamente veri. Ora, quello che succede anche un po' nella ritrattistica di Raffaello, perché di nuovo lui parte con il modello perugginesco, questa a sinistra è il ritratto di Maddalena Strozzi, e a destra abbiamo la cosiddetta muta della Galleria Nazionale delle Marche di Urbino, a sinistra invece abbiamo appunto la Maddalena Strozzi degli Uffizi. Qui di nuovo vediamo che lui parte ai primi anni del Cinquecento, di nuovo si riferisce a Leonardo, perché questa impostazione delle mani, questa inclinazione a tre quarti del busto richiamano esattamente la Gioconda. E questa disposizione delle mani bellissime leonardesche, come vedete anche a destra nel famoso motivo della dama con l'ermellino, e qui nel disegno preparatorio di figure sacre, guardate come il movimento tipicamente di fine Quattrocento di Leonardo, che amplifica il gesto per comunicare questo senso armonico, questo senso poetico anche qui della figura, e che poi viene riprodotto ancora nella Velata. Qui siamo già più avanti, nel 1516, sempre Galleria Palatina di Firenze. Quindi guardate questa figura meravigliosa, come di nuovo appoggiando la mano sul seno richiama di nuovo quel gesto leonardesco
ritorna nel bellissimo ritratto di Bindo Altoviti della National Gallery di Washington, dove addirittura l'impostazione della figura richiama quasi quel disegno preparatorio dell'angelo della Vergine delle Rocce, cioè di una figura che, pur stando di spalle, in qualche modo si gira guardando verso l'esterno con questa meravigliosa purezza dello sguardo, anche qui assolutamente di grande poesia. Teniamo conto che Raffaello di Leonardo prende proprio questo, no? Prende proprio l'aspetto poetico, molto, molto languido, se vogliamo. E qui di nuovo vediamo l'impostazione leonardesca di questo bellissimo ritratto virile, e che poi ritornerà, se vogliamo, anche in opere come il ritratto di Giovanna d'Aragona, del Louvre, 1518, di nuovo questo modo di tendere la mano verso il busto, di una grandissima raffinatezza e eleganza. Però qui vediamo che poi Raffaello lavorerà e insisterà molto sul senso materico degli abiti, quindi anche, di nuovo qui c'è un po' la celebrazione del lusso, la celebrazione anche della vita negli aspetti più materiali, più ricchi. Qui c'è questo rosso porpora dell'abito della Giovanna d'Aragona, di una bellezza incredibile. Ecco, qui adesso rimesso a paragone la velata con l'altro famosissimo quadro di Raffaello, La Fornarina, situato nella Galleria Nazionale di Arte Antica di Palazzo Barberini, dove di nuovo il gesto di nuovo verso il busto, verso il seno, che nella Fornarina è una chiara allusione erotica. Però in questi due volti io vedo di nuovo quella bellissima, spontanea poetica dei sentimenti di Raffaello che avevamo visto nella Madonna Sistina, nella Madonna della Seggiola, perché qui è davvero questa resa dello sguardo, questo bellissimo gesto emotivo anche delle mani, del modo in cui la figura esprime se stessa, è veramente moderna, perché qui c'è, come dire, di nuovo questa conquista raffaellesca di questo senso del sentimento umano più profondo, però è un sentimento sempre positivo, solare, non c'è mai la malinconia, non c'è mai la meditazione, come dire, astratta. Qui siamo di fronte a delle figure molto immediate, molto spontanee, quindi la fama di Raffaello deriva anche da questo, dall'essere un pittore che riesce a comunicare con grande eleganza, con grande purezza, un grande senso del disegno, questa profonda e spontanea emotività. Ecco, qui siamo nella stanza della Segnatura, nel Vaticano, dove Raffaello appunto lavora negli anni romani. Questo è un particolare del Parnaso, quindi del monte dedicato ad Apollo e le Muse. Guardate di nuovo queste figure delle Muse che hanno questa gestualità di una grandissima dolcezza, di una grandissima tenerezza. Quindi, diciamo, anche Raffaello lavora anche sull'idea dell'immagine femminile, no? Quindi ritorna questa pacata, misurata, però assolutamente umana e tenera raffigurazione delle figure, come anche qui queste Muse che guardano verso l'Apollo. Musicante, che come sono di nuovo esprimono questa grandissima dolcezza, questa grandissima poesia nel loro guardare. Si sente, quasi si percepisce il suono della lira di Apollo, e loro sono estasiate, assistono estasiate a questa grande musica. Ecco, poi arriviamo al grande capolavoro di Raffaello, questo è il Trionfo di Galatea, che lui affresca nella villa Farnesina di Agostino Chigi, attorno al 1512, dove qui è, come dire, è la prefigurazione poi della loggia di Psiche, nella stessa villa Farnesina, dove qui è proprio l'esplosione di questo mondo classico, vitale, sensuale, gioioso, è, come dire, un manifesto proprio della pittura di Raffaello, che tra l'altro influenzerà davvero generazioni di pittori, dove, per esempio, ecco, questi tre amorini, questi tre cupidi, raggiungono la loro esaltazione massima, come anche quello sottostante, che crea quasi sempre in primo piano, che crea come un
come dire, un elemento ancora molto forte in questo schema del dipinto, e qui sicuramente c'è il trionfo proprio dell'amore profano, dell'amore, della sensualità, della bellezza del corpo umano e soprattutto di quello femminile che viene posto al centro, in questa posa sinuosa e di una bellezza straordinaria. Di nuovo, questi dettagli riportano al senso estetico della pittura romana, queste Veneri, di nuovo il tema di Venere, il tema della bellezza, il tema dell'eros, il tema della sensualità, che ancora ci riportano alla scultura classica, alla scultura, questa è l'Arianna addormentata, degli Uffizi. Guardate come è meravigliosamente una citazione poi di quello che è il mondo romano, dell'aspetto più sensuale. E lui, tra l'altro, Raffaello, questa sensualità, soprattutto del corpo femminile, sicuramente la recupera quindi dal mondo classico, come questa bellissima Venere accovacciata degli Uffizi, e però anche dal mondo leonardesco, che creava anche dei nudi famosi per la loro sensualità. Questo, per esempio, a destra è il disegno che lui, Raffaello, fa della famosa Leda col cigno di Leonardo. Che riprende questo senso assolutamente del bello classico. Bello classico che era visibile appunto sempre nel tema della Venere e di amore, come dire, connubio della bellezza, del senso di fertilità, del senso di vitalità, di vita e di gioiosa sensualità, e arrivando poi appunto alla grande opera della Loggia di Psiche, che è un'opera che poi verrà, come dire, in qualche modo portata avanti molto dagli aiuti, dagli allievi di Raffaello, in primis Giulio Romano, che è datata verso il 1519, che di nuovo è la più grande opera di mitologia, di scene mitologiche del Rinascimento italiano. Nella maniera più trionfante, guardate come sono belli questi festoni creati da Giovanni da Udine, uno degli allievi di Raffaello, dove c'è la citazione della natura anche negli aspetti più trionfanti dell'abbondanza, quindi dei rimandi che sono sempre quelli legati all'idea di questo classicismo che celebra la vita, che celebra l'eros, che celebra la bellezza. E quindi questa grandissima pittura di Raffaello che, come dire, nella Farnesina esplode e viene in qualche modo, diventerà un modello per davvero tanti cicli pittorici e tanti artisti, è proprio uno degli atti finali della grande eredità poi della maniera raffaellesca, che fa del senso dell'armonia, il senso della gioiosità della vita, della celebrazione del corpo nel suo aspetto più estetico, più, come dire, più legato al senso della vita come fertilità, come riproduzione della bellezza. Ecco, per esempio, qui sono alcuni dettagli. Questa è Venere Psiche, chiaramente questa è la loggia che rappresenta il mito di Eros e Psiche, che è uno dei miti più affascinanti della mitologia greco-romana. E di nuovo guardate com'è questo corpo di Venere, come è di una bellezza, sicuramente c'è un'influenza di Michelangelo in questa descrizione di questo fisico molto voluminoso, però c'è sempre questa attenzione alla sensualità positiva, potremmo dire, no? A questo senso della bellezza che conquista qualunque osservatore e che fa del corpo femminile, in questo caso, davvero un simulacro di gioia, di bellezza, di sensualità, come mai era avvenuto prima. Qui ancora, queste sono tutte pitture, appunto, che in qualche modo hanno risentito della mano di diversi allievi, però sono proprio testimonianza di questa della Venere sul carro, che è proprio questo senso della pienezza della vita. E Raffaello proprio esprime questo amore per la vita come dimensione dell'abbondanza, della sensualità. E qui per esempio, questi amorini che cavalcano animali o che portano in volo oggetti di vario tipo, sono proprio la citazione letterale di quello che abbiamo visto prima, cioè di questo mondo di
di questi amorini del corteo di Venere che in qualche modo rappresentano il brulicare della vita, il brulicare della natura. Quindi è una esaltazione della natura, perché poi Venere in qualche modo rappresenta, per i romani, la grande madre fertile, la grande madre che si riproduce da sola, non ha bisogno neanche del seme maschile, quindi è proprio la natura nell'aspetto più esaltato. Poi ci sono poi dei dettagli come questo questa figura appoggiata sulle nuvole che verranno poi ripresi dalla pittura emiliana del Cinquecento, si pensa a Parmigianino, eccetera. Però rimane questo grande culto, questa grande celebrazione della natura da tutti i punti di vista. Quindi se noi guardiamo quel grandissimo, enorme capolavoro della Cappella Sistina, possiamo già cogliere le differenze tra questo senso della corporalità come espressione di un turbamento, di un'agitazione, di un'inquietudine, a questo che poi sarà, siamo nell'affresco della volta, della loggia, questo è il concilio degli dèi, della Farnesina. Guardate questo equilibrio, questo senso del bello fisico, del bello sensuale, diventerà la cifra più importante, è il lascito più fecondo per l'arte del Cinquecento italiano e non. Quindi Raffaello è sicuramente l'artista che riprende questo senso della celebrazione della natura del corpo umano nella maniera più importante. Sì, io la ringrazio moltissimo anche a nome dei miei colleghi per questo bellissimo viaggio nel mondo di Raffaello, e nel paragonarlo anche a tutti i grandi maestri di quel periodo, e quindi aver creato questo collegamento culturale, artistico con i grandi stilemi di quel periodo. E io le sono grata anche perché in questo periodo abbiamo particolarmente bisogno di collegarci alla cultura, lo abbiamo visto negli ultimi mesi, e questo suo messaggio oggi ci dà un po' di speranza sul valore dell'uomo, quindi sui valori della bellezza sui quali l'Italia ha fondato la sua cultura. Esatto. Quindi grazie ancora, e a nome dei nostri colleghi, e arrivederci, e tanti cari saluti al nostro pubblico tedesco che sicuramente avrà apprezzato questo viaggio nell'arte italiana. Grazie. Grazie a lei.